Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, speciale trasmissione serale in diretta su Trieste Caffè, direttamente dal Castello di San Giusto. Abbiamo con noi anche il nostro Federico De Rossi. Ciao Federico. Ciao Luca e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Un Castello di San Giusto sta già molto gremito. Tra poco, adesso magari lo faremo vedere se riusciamo un attimo a cambiare già. Ecco, benissimo, già gremitissima la piazza. Tra poco il live a San Giusto di Cristina D'Avena. Oltre centinaia e centinaia di persone, quasi sold out San Giusto, pubblico di tutta l'età. Sì Luca, pubblico di tutta l'età, non ce l'aspettavamo perché pensavamo effettivamente che ci fosse un pubblico più variegato, però è una bella situazione Luca, perché ci sono veramente persone di tutte le età, hanno un grandissimo entusiasmo, si respira un bel clima, una bella atmosfera. Benissimo, effettivamente adesso magari abbiamo fatto diverse interviste, le manderemo in onda. Facciamo vedere ancora un po' la gente. Facciamo vedere un po' la gente. Forza, forza! Vediamo tanta gente che c'è nel frattempo. Abbiamo anche potenziato al massimo la luce. Sì Luca, oggi ci siamo attrezzati con delle luci veramente pazzesche. Qui vediamo l'atmosfera, le persone ballano, cantano in attesa di Cristina D'Avena che dovrebbe arrivare alle 10 se non sbaglio. Esatto, tra un mezz'oretta c'è la Cristina D'Avena. Intanto ovviamente ci scusiamo con le persone vicino perché insomma le luci è abbastanza forte, ma altrimenti non si vede niente, per cui cercheremo di diminuirla un poco. Intanto vediamo, continua la grande affluenza. Beh, un evento attesissimo. Evento attesissimo Luca. Mi dicevi proprio prima nel dietro le quinte che Cristina D'Avena mancava a Trieste da circa 13 anni, quindi è stata accolta veramente nel migliore dei modi con un Castello di San Giusto sold out. Peraltro oggi farà appunto un'esibizione durante la Trash Night, salutiamo i ragazzi, invece mercoledì alle 21 a Umago, in piazza Umago, si esibirà con i Jam Boy nel concerto completo, per cui in una settimana ben due volte si potranno abbinare Cristina nelle due versioni diverse. Assolutamente Luca, poi la cosa bella è vedere tanti giovani ma anche allo stesso tempo tanti adulti, perché ricordiamo, come hai detto giustamente te prima, abbiamo fatto una serie di interviste prima che usciranno i nostri social e ovviamente per gli adulti le canzoni di Cristina D'Avena, le sigle ricordano l'adolescenza, momenti trascorsi con i figli, e i figli si ricordano allo stesso tempo questi momenti perché vedevano i cartoni animati con i propri genitori e con i propri nonni. Abbiamo detto pubblico di tutte le età, tantissime persone dai bambini ai più grandi. Tutti molto disponibili anche per le interviste, abbiamo avuto tantissime adesioni, il castello si è quasi riempito proprio perché cominciava alle 21 e tra poco appunto ci sarà Cristina. Assolutamente sì Luca, mancano 45 minuti ma l'atmosfera è veramente pazzesca, sembra di essere a Lignano durante altri concerti che abbiamo seguito in passato, c'è veramente un bel calore, tutti che cantano, che ballano, e la cosa veramente che mi incuriosisce è vedere ballare proprio i quarantenni, i cinquantenni, che solitamente è inusuale vederli ballare perché sono sempre un po' più trattenuti. E salutiamo DJ Kuala, ma anche il vocalist DJ Bombo, che lo vediamo là, e tutto lo staff della Trash Night che si sta occupando dell'organizzazione della serata. Uno degli ultimi eventi peraltro a San Giusto per questa estate, ci sarà poi Sinfonia on Rock sabato e poi diciamo si andrà pian piano a concludere con luglio, un ricchissimo cartellone a luglio di Trieste Estate di tutti i tipi, concerti, operetta, sinfonica, Cristina D'Avena, c'è di tutto, per cui benissimo, ovviamente tantissime persone collegate. Speriamo che ti sentite bene, ovviamente ti ha stupito l'età? L'età, come ti dicevo prima, mi ha stupito molto Luca, perché c'è un pubblico veramente di tutte le età. Noi ci aspettavamo inizialmente tanti giovani non
sono mancati. Intanto facciamo un giro. E qua. Vediamo la gente ancora. E beh, la Trash comunque è un brand che insomma una certezza da anni ormai, fa sold out nelle loro feste, specialmente nei periodi Natale e Pasqua, ovviamente sono le due clou, però ovviamente anche quando fanno degli speciali fanno comunque sempre boom, e anche oggi stanno confermando il grande successo. Grandissimo successo, Luca, come dicevi giustamente te prima, un bellissimo sold out con 1800 persone, però la cosa veramente bella è vedere un pubblico veramente di tutte le età. Vediamo poi le immagini sullo schermo, ovviamente del meglio degli anni 80, 90 e primi 2000, per cui sono significative queste immagini, tanto la gente continua a collegarsi e noi continuiamo a parlare attorno alla Trash. Ovviamente vedo la gente già molto calda, è pronta per cantare. Assolutamente, non vedono l'ora, anche prima Luca, non ti nego che molte persone che abbiamo intervistato hanno cantato con noi e sono veramente molto molto entusiaste, non vedono l'ora di cantare, di ballare, però si stanno già iniziando a scatenare. Ovviamente facciamo i complimenti alla Trash Night e a Luigi Mignando, che con Luigi Pierre ha organizzato l'evento, quindi facciamo e lo salutiamo e lo ringraziamo, speriamo di beccarlo qua da qualche parte, per cui diciamo ringraziamo anche per la collaborazione e per poter fare anche la lezione dei contenuti che stiamo realizzando in questo. Nel frattempo c'è Gianni Morandi che canta. Sì, ci sono veramente tutti, Luca, prima è partito anche Tiziano Ferro, Jovanotti, la gente è veramente scatenata, ci voleva un evento del genere qui a Trieste. Assolutamente, e Trieste ha risposto subito alla grande. Infatti, sin da quando è stato lanciato l'evento, le condivisioni, mi piace, le adesioni sono state estremamente numerose ed effettivamente oggi abbiamo riscontro persone proprio di concretamente, e infatti vediamo che ci sono un castello assolutamente gremito e ricco di triestini. Sì, è un bel colpo d'occhio, Luca, e qui effettivamente con i tuoi faretti si vede bene la profondità. Salutiamo anche la lady, una delle first lady. È chiaro, per forza. Qual è la tua canzone preferita di Cristian D'Avena? Denver. Bellissima, cantala. Ti voglio bene. Agli occhiali da sole. Aspetta, gli occhiali da sole e il nasone all'insù. Brava. Salutiamo Fede. Perfetto. Benissimo. Nel frattempo noi continuiamo ad andare in onda perché le adesioni ci sono, c'è anche l'interesse e la curiosità. Tra i tanti eventi che ho partecipato, hai mai preso parte a un evento similare? Allora Luca, come ti dicevo prima, giustamente a te, dietro le quinte, era la prima volta che partecipavo a un evento a San Giusto. All'inizio ero un po' scettico, però mi sono ricreduto appena sono arrivato, perché c'è un'atmosfera veramente incredibile, sembra di rivivere quei teenager dream che avevamo seguito in passato a Lignano, a Udine, però era una cosa diversa perché lì c'erano solamente giovani, qui invece è un pubblico di tutte le età. Ed effettivamente gran divertimento, peraltro anche un divertimento, si riesce a stare comunque belli larghi per nonostante ci siano ben oltre 1000 persone, però il castello è enorme, il cortile, e si riesce a stare tranquillamente. È veramente molto dispersivo, Luca, il castello, però c'è tanta gente perché si vede veramente a colpo d'occhio, però come dicevi giustamente te, c'è comunque lo spazio per muoversi, per ballare, che non è una cosa scontata. Benissimo, nel frattempo la selezione musicale è una certezza, ricordiamo che la Trash esiste da oltre 10 anni, io ho fatto loro un articolo nel 2014-2015, per 10 anni fa, sono sempre loro, solo che sia io che loro siamo più vecchiati purtroppo nel frattempo, però ormai è una delle realtà più storiche di Trieste e che ha saputo rinnovarsi anche come nuovi DJ, come nuova proposta, ed effettivamente il pubblico si risponde sempre bene. Nel frattempo abbiamo un buon DJ
un pazzesco di gente che stanno seguendo il pre Cristina D'Avena da casa, ci fa solo che piacere. E Luca, come dicevi te prima, essendo da 10 anni Trash Night che va avanti, vuol dire che è un format che funziona. Benissimo, nel frattempo noi stiamo un po' girando qua alla scoperta delle nuove personale, direi che diciamo c'è cosa riprendere oggi, materiale non manca assolutamente, Luca, le persone sono veramente scatenate, ballano, cantano. Devo dire che a differenza degli altri posti che abbiamo seguito, qui c'è molto più calore. Assolutamente, benissimo. Allora a questo punto stacchiamo e tra poco c'è Cristina con noi. Sì, vediamo, io qua mi ricordo che si vede. Ovviamente ci godiamo anche noi Cristina. I prossimi giorni pubblicheremo i video che abbiamo realizzato, le tantissime interviste Luca. Abbiamo intervistato all'incirca una 30 di persone, come avevi detto te prima, nessuno si è tirato indietro. Oggi la timidezza l'ha lasciata a casa. Benissimo, un saluto a tutti, arrivederci. Arrivederci.